Ciao bellezze mie, belle mie del mio dolce canale. Eccomi di nuovo qui, sono ancora viva, sono ancora viva e vegeta, stanca. E niente, non vi starò ad adesso in questo momento a spiegare i motivi della mia assenza e del perché insomma non riesco più diciamo a postare dei video, ve lo spiego in un secondo momento perché adesso siamo a domenica 21 aprile. È mezzogiorno, io sono appena rientrata con la mia dolce metà a fare finalmente dopo 2 mesi una bella spesa sostanziosa al Lidl tutta la vita. E stamattina prima di andare al Lidl ho finalmente anche quello, sono riuscita ad attivare la Lidl Plus, quindi ho avuto un po' di sconticini. Partiamo subito con un treno proprio in picchiata e io qui ho lo scontrino, ho fatto una bella spesa sostanziosa perché vi ripetono, diciamo quasi 2 mesi che non entravo in un supermercato e compravo magari qualcosina a mio marito qui nei supermarket vicini, invece adesso che ero arrivata proprio all'osso ho detto partiamo, andiamo, facciamo la spesa. Allora, ho preso, queste le prendo abbastanza quando vado al Lidl, le prendo, sono le focacce toscana, buonissime, e si mettono nel fornetto ventilato, insomma, è molto molto buone. Adesso vediamo se riesco, senza perdere troppo tempo, a dirvi il prezzo, comunque neanche 2 euro. Scusatemi se magari non riuscirò a dirvi tutti i prezzi perché se non li trovo non lo so come devo fare. Focaccia toscana, no, 2,45. Comunque ne vale la pena sicuramente. Faccio subito il fresco, come così metto via tutto, anche perché una buona parte della spesa è rimasta in macchina e cose che non vanno, diciamo, il secco, diciamo, no? Rimasto in macchina, quindi lo tirerò su piano piano. Poi abbiamo queste che sono buonissime, che sono le orecchiette alle cime di rapa, sono mezzo chilo e costano, questo qua lo so, di questa ce ne deve essere un'altra, costano 1,99 euro. Queste qua, questo prezzo qui per queste orecchiette è rimasto fisso nel tempo, perché anche lì un pochettino i prezzi sono aumentati, però non ha concorrenti. Poi abbiamo preso le punte di asparagi. Ne abbiamo presi punte di asparagi, sono praticamente 300 grammi, non è che siano molti, però va bene. E li abbiamo pagati. Allora, asparagi verdi surgelati, e beh, 2,99 al pacco. Questi li ha presi mio marito. E ok, poi 2 di asparagi, vi dico già subito i broccoli surgelati, 1,85 perché ce l'ho già qua, 1,85 questi e sono 750 grammi. Ok, poi vediamo un attimino perché ce l'ho qua vicino il sacchetto dei surgelati e del fresco. Questo è l'altro punto di asparagi. Poi ho trovato, allora andiamo a random, ho trovato questa qui, diciamo, quella che va consumata, diciamo, a breve, però io la surgelo, che praticamente è macinata difesa di tacchino 400 grammi e scontata è di un buon euro. Perché da 3,49 con il ribasso l'ho pagata 2,44 euro. Molto bene. Poi, preso un po' di affettato, giusto per quando torno dal lavoro, piadina e via. Che poi questa novità qua della mia assenza riguarda il lavoro. Niente di negativo, anzi tutto in positivo. Dunque, come affettato ho preso prosciutto cotto. Questo qui che è un etto e mezzo, adesso vi dico i prezzi tutti. Pancetta arrotolata perché l'ho trovata non tantissimo grassa,
Questa io la uso per fare uova e bacon, che non ho comprato le uova. Brava Barbara. Porca miseria, vabbè. È un etto. Poi ho preso salame ungherese, 125 grammi. E ho preso questo speck affumicato stagionato 5 stagionato min 5 mesi, minimo 5 mesi sarà. Vedete com'è bello. Aspetta che vediamo se di qua così con la luce è meglio. Sì. Com'è bello, sono riuscita a trovare che non è proprio grasso grasso grasso. Ok, adesso vi dico i prezzi. Allora. Dunque, allora il prosciutto cotto, allora speck affumicato 1,75 euro, il salame ungherese 1,69 euro, il prosciutto cotto 1,59 euro, e la pancetta affettata 99 centesimi. Poi aspetta che ce l'ho qua già forse a portata di mano, che c'è già qua il prezzo. Ho preso un bel pezzo di parmigiano reggiano. Praticamente sono 740 grammi e l'ho pagato 10,34 euro. Buono come prezzo, dai, per essere reggiano. Poi ho preso, perché era in offerta, la tagliata di pollo, sempre per i miei pasti o cene, dipende da che ora torno dal lavoro, last minute, e l'ho pagata perché stava in offerta, l'ho già detto. Io sono molto ripetitiva. Allora, vediamo. Ah, vabbè, il macinato di tacchino l'ho già detto. Vediamo dove abbiamo. Non mi ricordo più. Ah, sì. Chicken salad può essere? Si chiama chicken salad? No, non chicken salad. Cos'è sto chicken salad? No, perché era in offerta. 80, aiuto. Perché ho messo tutto il fresco, l'ho messo tutto insieme, ma io non riesco. Vabbè, poi verrà fuori e ve lo dirò sicuramente. Non vorrei che fosse questo chicken salad da 2,79. Ah, sul parmigiano reggiano c'era la promo, infatti mi hanno tolto. Meno 2,22. Adesso sto guardando, manco lo sapevo. Praticamente da 10,34 mi hanno tolto 2,22 euro. Me ne sono accorta adesso. Buono. E allora, cicché questo qui si chiama prodotto di carne. Vabbè, lo lasciamo in stand by. Poi ho preso una e l'altra salterà fuori. Ho preso due di queste paste sfoglie, e questa qua dovrebbe essere la light, e l'ho pagata la sfoglia. Allora, c'ho qua sotto mano l'Emmental, che è qui, così vi dico subito il prezzo. Ho preso il mio solito pezzo di Emmental, che sono praticamente quanti grammi? 400 grammi. L'Emmental lo pago 3,49 euro. E allora, c'ho già anche sotto mano i miei würstel preferiti, voi lo sapete, non sono separati meccanicamente, sono l'80% di carne di suino, e quindi sono i miei würstel tutta la vita. E li ho pagati, Rekla Würstel, si chiama Rekla Würstel, 4,79 euro per quasi un chilo di würsteloni. Buonissimi. Allora, qua in stand by ci sono queste due cose, che poi troveremo il prezzo. Poi ho preso, mia ragazzi, ho fatto un affarone qui, qui è un affarone, teglia del bandito con fagioli, mais, peperoni, pancetta affumicata. Ne ho presa una e ovviamente due per i miei pranzi last minute, e li ho pagati, no, rullo i tamburi, 1,50 euro a confezione. Cioè, praticamente 450 grammi di lasagna, e vi assicuro che non è buona di più. Comunque, poi ve lo confermo. Sicuramente ve lo confermo. Poi, ah sì, l'altra di orecchiette, che ne abbiamo prese due.
Poi ho preso le crocchette perché per me le crocchette del Lidl sono le migliori, perché hanno praticamente queste sgriniture, vedete, queste diciamo ondine, ma sono buone, 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 per me sono le migliori. 750 grammi, adesso vedo se riesco a trovare il prezzo. Facciamo una cosa, allora, vabbè, le orecchiette vi ho già detto 1,99, infatti, come ve l'avevo già detto. Poi teglia del bandito 1,49 e la pasta sfoglia, eccola che l'ho trovata, questa qui light 95 centesimi. Cetriolo, vabbè, fino a, non vi spoilerò niente. E non riesco a trovare niente. Secondo me questo è classificato come chicken salad, perché comunque 2,79, sono sicura che è chicken salad questo qua. Poi ho preso due torte pasqualine perché erano in offerta anche loro, uno e due. Perché adesso col fatto del lavoro che sono fuori tutto il giorno, quasi tutto il giorno, oddio, mi prende gran parte della giornata, pasti, pasti e cene, shue, shue, anche perché adesso speriamo che arriverà anche un po' di caldino, quindi si fanno cose molto alla buona e shue, shue. Quindi con spinaci e ricotta abbiamo 400 grammi, quindi insomma non è piccolina. E l'ho pagata, l'abbiamo pagata, vediamo, vediamo se la trovo subito, se no la tengo in stand by. Dunque, vabbè, teniamola in stand by, ve lo dico dopo, appena la riesco a trovare. Poi abbiamo preso da frigo ancora, ho preso i gnocchi. Perché ne ho una mezza busta, però quando li devo fare, non va sempre della stessa marca, ne ho una mezza busta, però quando li devo fare anche per due sono troppo pochi, quindi ho integrato con un'altra di praticamente 1 chilo. Poi mi piacciono anche tanto questi qua del Lidl, e questi qui se non erro 99 centesimi gnocchi, sì, gnocchi 99 centesimi. Poi ho preso, visto che ce l'ho qua, così vi dico i prezzi, ce l'ho già sott'occhio il prezzo. Abbiamo preso dei finocchi per fare insalate belle fresche e profumate, e i finocchi mi sono costati 1,31 euro, e sono anche 4-5 finocchi belli. Teglia del bandito, Poi cetrioli, che sono sicura che sono qua, perché ieri mi è venuta una voglia di cetrioli. Perché ieri al mercato abbiamo preso i datterini, quindi oggi faccio una bella, bella scodella con cetrioli e pomodorini, no, pomodorini, i datterini, sarebbe bella fresca. E praticamente l'abbiamo pagato 1,33 euro, caspita, per 1 chilo di cetrioli, buono, buono, prezzi buoni. Poi, ah, qui l'altra pasta sfoglia per fare le rustiche, i tortini rustici con qualsiasi cosa ci buttiamo dentro, facciamo. Questi sono molto, molto, molto utili quando devi fare proprio cose belle al volo. Ho preso la mia amata margarina, anche se devo finire una che io non la uso, non la sto più usando tantissimo. Quindi l'ho presa per integrazione quando mi finisce quella che ho. C'ho questa e la margarina, questa è abbastanza aumentata, ma ve l'avevo già detto. Poi vediamo un attimo perché c'ho un po' di qua, un po'. Vabbè, questi sono i dolcetti che ve li faccio vedere dopo. Ah, ho trovato, adesso vi dico anche la margarina, questo che l'ho che con la Plus. La carta Plus, adesso vi dico lo sconto, è il mio amato Emmental grattugiato, che io lo uso magari sulla pasta quando la scaldo, magari fa la pasta al forno, e io adoro l'Emmental da quando sono nata. Sono 250 grammi, e l'Emmental
grattugiato, l'ho pagato. No, quello è il pezzo, perché ho preso anche il pezzo. Ce l'avevo adesso davanti agli occhi. Ah, la margarina 2,29 euro. Quando la compravo io anni fa costava 1,49 euro. Vabbè, mi sono persa l'Emmental, quello lì, questo qua. Vabbè, salterà fuori, lo tiriamo in stand-by. Poi, Philadelphia, mio marito si è preso la Philadelphia Original. E un attimino, la Philadelphia Original l'abbiamo pagata. Ah, Philadelphia Classic, 2,49 euro. Poi vediamo un qua. Allora, sacchetto finito. Ecco. Dopo i dolcetti li facciamo all'ultimo. Vediamo qua cosa c'è. Ok. Qua ancora dolcetti. Allora, niente, facciamo i dolcettini, che questi qua veramente li ha presi tutti mio marito, perché lui è un goloso spaventoso. Io non l'ho mai presi. Ho detto, scegliti tu i tuoi dolcettini, perché io non sono molto di dolce, sono più per le cose salate. Infatti avete visto tutte pasqualine, caravaggio. Allora, si è preso, boh, magari li assaggerò anch'io, questi biscotti che sono ripieni cioccolato e ripieni con tipo una marmellata alla ciliegia, e questi qua biscuit, vediamo un attimo. Non so neanche cosa li ha pagati. Ah, l'Emmental grattugiato 1,99 con l'offerta Lidl Plus. Abbiamo tolto 10 centesimi. Vabbè, sempre meglio che niente. Poi ho preso, che quelle me le devi portare, devo portarle su, le crocche del gatto, che sempre, invece questo con la Lidl Plus costavano 3,15 euro. Io le ho prese praticamente, sia, come si dice, scusatemi, è che mi viene a starnutire, le ho prese sia al pollo, sia al manzo che al pesce, e con la Lidl Plus mi hanno tolto 76 centesimi e 76 centesimi, quindi l'ho pagati 2 euro, sui 2,45 euro. Buono, perché se non erro sono, scusate, cose che succedono nella diretta. E mi sembra 3 kg di crocchette, così i miei pupazzini sono a posto per un po'. Strano che Birbe lì ma non viene vicino. E cos'è che mi ero dimenticato di dire i prezzi? Sta lì lei. Forse la pasta sfoglia. Pasta sfoglia 95 centesimi. Sì, perché l'avevamo lasciata in stand-by. Poi allora, ho preso praticamente il granarolo 4 litri, sapete quelli che nella cassetta, nella 4 confezioni, no? E l'ho pagato 3,59 euro. Poi ve lo farò vedere magari. Mio marito si è preso la fonte essenziale acqua, 79 euro a bottiglia, 6 pezzi, 4,74 euro. Però ho visto che in pubblicità i prezzi sono i prezzi, sì, sembrerebbe un'acqua buona, va bene, che fa bene al fegato e all'intestino. Vediamo. Biscotti morbidi assortiti. Biscotti morbidi assorbiti saranno sicuramente questi, e 1,49. Poi ha preso, dunque, grissini, non so dove sono, saranno rimasti giù. Sì, allora lasciamo stare questo. Le mele, panine baguette. Allora, siccome ho qua il prezzo, queste qui vanno a 85 centesimi, quelli che voi sapete che io prendo sempre da mettere nel fornetto, che io amo. Ho preso praticamente 1, 2 di baguette, 2 di baguette, e ho preso 2 di panini, 4 bei panini, così per un po'. Tanto questi, volendo, li trovo anche al Penny, che ce l'ho qui abbastanza vicino casa. Non era il caso magari di riempirsi. Poi ho preso, era tanto che non me li riprendevo, mi piacciono tantissimo i cracker con il
il riso soffiato con lievito madre, 300 grammi, ce ne sono 10 pacchettini da 30 grammi, c'è scritto qua. E questi qui li ho pagati, vediamoli qua. Le panine e baguette l'ho detto 85 centesimi. Allora, vi dico prima le tavolette di cioccolato, nocciole intere, 1,09 euro, sempre questi qua se li ha presi mio marito che è un golosone, questo. Poi ha preso questi che sono simil duplo, vedete? I simil due tavolette cioccolato, non lo so, 2,39, 2,49. Boh, adesso non so quale uno, quale l'altro, non si capisce. Comunque, poi, ah sì, qua c'è un'altra. Questa è una tavoletta di cioccolato che se è simile. Questo deve essere. Questo mi ispira perché c'è biscotto e cioccolato. Questo qua mi ispira perché tipo sono tipo, come si chiamano quelli lì? Di marca, non mi viene in mente. Tratti cioccolato. Nocciole Bellona Wafer, può essere questo? Wafer, no. Ah no, Bellona Wafer è questo. Allora, Bellona Wafer è quello, 1,59. Cioccolato nocciole intere, che è questo qua che vi ho fatto vedere prima, invece questo qui proprio allora è la tavoletta di cioccolato, 2,49. E poi si è preso queste che piacciono tanto anche a me, queste qua, occhio di bue con la pasta frolla, aiuto, buone, birba, e quella lì, occhio di bue, costato 2,39. Poi il riso soffiato mi sembra su 1,29 euro, poi giù in macchina c'è un po' di roba, però magari di quella lì che ho in macchina, tanto magari ve lo farò in serata, lo riprendo in serata. Crackers riso soffiato 1,29 euro. Poi no, c'era la mia amata rustica, voi lo sapete, chi mi segue lo sa, in offerta la mia amata rustica, e ne ho prese praticamente 6. Adesso le tiro fuori, una, due, tre. Ne ho prese 6, così adesso andrò a sistemarmi tutto per bene, in mezzo a sto macello che non si capisce più niente, non so più dove mettere la roba. E 6. Poi in macchina mi sono rimasto scatolame, una chicca, chicca ve la voglio dire, ve la dico ragazze. Io vi consiglio di correrci perché c'è la carta igienica, praticamente. Patatina, la carta igienica della Tenderly, quella chilometrica, no? E adesso, se non sbaglio, ci sono dentro 12 rotoli, no? In offerta 4,49. Infatti c'è praticamente il cartellino che non si può prendere più di 3 pezzi a cliente. Io ne ho prese due confezioni da 12, 24, ma la carta. Non è che c'è poca carta così, è bella, infatti è la Tenderly chilometrica. Ve la consiglio, andatela a prendere perché come prezzo è ottimo. Poi niente, il resto proseguirò magari, non so, in serata, vediamo un attimino e così vi spiego anche magari le novità, no? Sono diventata una galletta a Valle Spluga, ho tagliato anche i capelli. Vi faccio vedere al volo perché adesso ce li ho tutti un po'. Non mi sono pettinata, insomma, stamattina. Ho rinnovato il colore, li ho tagliati. Adesso però non sono molto presentabili, ma lo sapete che io di problemi con voi non me ne faccio. Infatti, c'ho anche qualche peletto da togliere. E niente, io mi presento così come mamma mi ha fatto. E niente ragazze belle, io proseguirò il video, non so se in serata, non so, appena trovo un piccolo istante
di infilarmi in un po' di tempo che riesco a trovare e finiremo questo video. Forza e speranza. E finiremo questo video del Lidl. Magari lo finirò fra una settimana, però lo finirò, promesso. E niente, allora al prossimo stacco con il secco. Mua!